problema deve essere più concreto. Abbiamo detto al Presidente del Consiglio, mi pare che il Presidente del Consiglio voglia farsene carico. Esempi concreti: tu hai un sistema di messa a terra dei provvedimenti annunciati che è claudicante. Qui la situazione è leggermente inversa, dove possiamo arrivare leggermente, però penso che l'ansia di concretizzare sia l'ansia di tutti. Il Presidente del Consiglio ha preso questo impegno, facciamo tutti il tifo per lui. Faccio degli esempi: se anziché continuare con la cassa integrazione si imposta il ragionamento più sulla decontribuzione, gli stessi soldi vengono dati alla gente per lavorare anziché per stare a casa. La decontribuzione, che è l'anima del Jobs Act, poi non si può dire Jobs Act, mettiamo a parlarci ormai in questo paese, ma la decontribuzione, che ha consentito 1.200.000 posti di lavoro in più sul mondo del lavoro, è esattamente ciò che serve oggi e ti permette di dare dei denari senza procedure burocratiche, che sono peggiori di quelle della Venezia del 1570, perché richiedono, oltre che autocertificazione, moduli scartoffi e bloccano tutto, come abbiamo visto in qualche modo sull'Inps. Quindi per me l'elemento chiave è quello di essere concreti, di stringere, di sbloccare queste benedette infrastrutture, di dare via libera a una grande operazione di ripartenza, perché in questo sono leggermente meno pessimista di Franco e di Riccardo. Io penso che non ci sia un'apocalisse, giocare sul titolo dopo l'apocalisse è una contraddizione in termini, visto che l'apocalisse è la fine di tutto, ma diciamo che non credo che ci aspetti l'apocalisse, ci aspetta un periodo difficile, ma ci aspetta anche una gigantesca opportunità. Dico che questo referendum è assolutamente insignificante dal punto di vista del funzionamento istituzionale, nel senso che sì, si riducono i parlamentari, ma non cambia niente nel sistema democratico dal punto di vista del funzionamento dei due rami del Parlamento, che Camera e Senato continuano a fare le stesse cose, e c'è una riduzione degli eletti, ma non una modifica del sistema. Io penso